Ci conosciamo ormai da parecchi anni, quindi ci diamo del tuo. Sbagliati. Allora, niente, 27 mesi, è un punto di partenza o un punto di arrivo, un commiato? Secondo me è tutte e tre le cose, nel senso che i 27 mesi sono la sintesi ovviamente della mia esperienza come sindaco di Caivano, sono un punto di arrivo, quindi è diciamo una testimonianza di quello che è successo del comune in questi 27 mesi, ma io credo che questa testimonianza si debba trasformare in un testimone da consegnare a chi vorrà raccogliere l'eredità, quello che abbiamo seminato in questi 27 mesi, che è lo sforzo di questa amministrazione per cercare di riportare la trasparenza e la legalità nelle procedure del comune di Caivano e soprattutto negli atti amministrativi. Questo è stato il nostro sforzo. Questa è la sintesi e io credo che sia anche un trampolino di lancio per chi vorrà proseguire in questo solco. Potessi tornare indietro, cosa sono le cose che faresti e cosa non faresti? Io credo di aver fatto tutto quello che doveva essere fatto, quindi rifarei sicuramente tutto quello che ho fatto. Se ho fatto qualche errore, come dicevamo prima, sicuramente l'ho fatto solo ed esclusivamente cercando di pensare al bene della comunità in cui io mi sento profondamente radicato, che è la comunità di Caivano. Dovessi ritornare indietro, rifarei tutto dal capo quello che ho fatto. Quindi, soprattutto non cederei ai ricatti come ho fatto, ai ricatti politici dei quattro consiglieri di Forza Italia, che sono stati quelli che hanno mandato a casa il sindaco di Forza Italia. Ecco, quindi la storia la conosciamo un po' tutti. Certo. E un'ultima cosa, amministrare una città, una realtà come Caivano non è una cosa semplice. Assolutamente. È una città che ha grossi problemi e purtroppo la stampa, anche locale a volte ha una sorta di timore nel mettere fuori determinati argomenti, sono anche scottanti. Certo. Parliamo di certo. Realtà che ci ricordano, ecco, la terra dei fuochi, casi di pedofilia in quartieri particolari, fino anche la Chiesa, insomma, sembra non avere una posizione ben precisa, in taluni momenti lascia un pochettino interdetti. Cosa consiglieresti, visto che tu ci hai fermato poc'anzi, che non sei disposto a ricandidarti? In questa frase credo proprio. Un consiglio a chi seguirà? Il consiglio che io posso dare a chiunque voglia cercare di intraprendere una carriera di sindaco di Caivano, perché è una carriera abbastanza dura e ardua da portare avanti, è quello sostanzialmente di attenersi fermamente a quello che detta la normativa vigente. Noi dobbiamo cercare di riportare la legalità in questi comuni. Se non portiamo la legalità negli atti amministrativi, secondo me noi non riusciremo mai a riportare questi comuni, diciamo, ad uno stato accettabile da un punto di vista amministrativo, sociale. Ricordiamoci fondamentalmente che il riscatto delle nostre terre passa attraverso il recupero della legalità. Se noi non recuperiamo la legalità, secondo me non riusciremo mai a risanare profondamente quelle che sono le nostre criticità. Penso al Parco Verde, penso alla terra dei fuochi, penso alla gara per i rifiuti, penso al campo Rom, penso a tutte queste criticità che sono presenti sul nostro territorio e che possono essere risanate solo attraverso un bagno profondo nel riscatto della legalità e dei valori a cui noi ci siamo sempre richiamati. Perfetto. È un territorio un po' particolare, la provincia nord di Napoli. Tu da parecchi anni ormai, quante legislature? Io mi ricordo con i baffi e con i capelli un po' più scuri. I capelli sono rimasti, i baffi me li sono tagliati. No, ma più giovane. Allora, niente, per me è una situazione un po'
particolare, quella nord di Napoli? È la mancanza dello Stato o il tessuto sociale, secondo te, che è oramai incancrenito? Entrambe le cose, ma in ogni caso non bisogna mollare, non bisogna abbandonare l'idea di poter dare alle città della provincia di Napoli, della Campania, del Sud, delle buone amministrazioni, perché io penso che il cittadino abbia bisogno di esempi. Probabilmente quello che è mancato nel corso di questi ultimi anni è stato un buon esempio condiviso, ovviamente. Poi le vicende politiche offrono sempre mille sfumature, però la mia presenza stasera alla presentazione del libro di Simone è un attestato di stima personale nei confronti di chi ci ha provato a fare una buona amministrazione. E condividi quello che diceva Simone, che lo strapotere derivante dalla Bassanini, mal interpretato comunque sia, dato ai dirigenti comunali, possa essere una zavorra per la politica? Noi viviamo una situazione strana nella quale fondamentalmente il sindaco e la giunta comunale rispetto al passato hanno un'enorme responsabilità, molto superiore a quella che c'era prima di partita con il consiglio comunale. Però questa enorme responsabilità non ha trovato un elemento di equilibrio con la dirigenza, che è sostanzialmente inamovibile. Questo è un elemento che riguarda tutte le amministrazioni pubbliche. Però io spero che il dirigente possa essere sollevato dall'incarico quando si dimostra che non è o all'altezza della situazione, oppure si comporta in maniera non fedele rispetto all'indirizzo politico stessa data, il sindaco ha dato. Però questo è un elemento sul quale vale la pena ovviamente di riflettere, perché da un lato e dall'altro possono esserci delle esagerazioni di valutazioni. Però io ripeto, rispetto alla prima domanda, è mancato lo Stato o manca le risposte sociali? Io penso che la cosa importante è che le persone abbiano dei buoni esempi. Io sono convinto che l'amministrazione di Simone Monopoli sia stato un buon esempio e spero che la cosa vada ripetuta.